Ciao a tutti, un saluto da San Pietroburgo. Volevo fare il mio pronostico per le elezioni di questo fine settimana. Il pronostico è abbastanza facile. Il Movimento 5 Stelle sarà il primo partito e probabilmente, spero, se sarà il primo partito, avrà anche il compito di formare il governo. Quello che è più interessante è parlare cosa succederà dopo, fare il pronostico su quello che succede ancora dopo. Beh, io, pur avendo criticato il Movimento 5 Stelle, sono abbastanza convinto che per quanto riguarda l'Italia loro faranno abbastanza bene, sicuramente meglio di quelli che lo hanno preceduto, e faranno, non ho dubbi, ecco, che cercheranno di realizzare i punti del loro programma al meglio. Il problema resta un po' l'estero, perché sull'estero c'è molta incertezza sull'euro, sull'Unione Europea, sui rapporti con la Russia. Ecco, continuerà l'Italia a essere così fortemente agganciata? Beh, sicuramente non esce dall'Unione Europea e dalla NATO, questo è fuori discussione, ma a livello, come dire, di influenza continuerà a essere succuba degli Stati Uniti, oppure avrà una certa politica più indipendente, ecco. E su questo io purtroppo sono molto pessimista, nel senso che sono convinto che l'Italia continuerà a essere lo zerbino degli americani. Un'altra previsione che posso fare è che non appena vincerà il Movimento 5 Stelle, voi vedrete che soprattutto dalla stampa internazionale, e poi verrà ripreso anche dalla stampa italiana, che a quel momento sarà in opposizione, diciamo quelli che hanno governato finora, spunteranno le accuse di collusioni con la Russia, anzi forse non di collusioni, ma di interferenze della Russia in queste elezioni di questo fine settimana. E questo è un modello che abbiamo già visto succedere in America con Trump. E qual è l'obiettivo di questo? Beh, l'obiettivo di questo è forzare chi ha vinto le elezioni, Trump in America e il Movimento 5 Stelle in Italia, a prendere posizioni più dure nei confronti della Russia, a chiudere ogni rapporto, per dover dimostrare di non essere collusi. Chiaramente nel momento in cui tutti accuseranno il Movimento 5 Stelle di essere stato messo lì dalla Russia, loro dovranno dimostrare che questo non è vero. Siccome è una cosa impossibile da dimostrare, diciamo, chi fa l'accusa dovrebbe dimostrarla, ma sappiamo come funzionano i mezzi di informazione, e quindi io temo che il Movimento 5 Stelle non sia abbastanza intelligente da perseguire le sue politiche indipendentemente, ma temo che si farà condizionare molto da queste accuse, quindi prendere posizioni più dure rispetto alla Russia, di chiusura, e quindi ancora sarà una vittoria di quelli che c'erano prima. Questo è un modello che abbiamo già visto in pratica negli Stati Uniti e che sta dando i suoi buoni frutti in America. Ecco, altre previsioni non me ne sento di darle. Faccio gli auguri, spero che vada tutto bene. Un po' la situazione secondo me migliorerà, il reddito di cittadinanza se non altro ci sarà. Come ho già detto in passato, non è una soluzione perfetta, ha i suoi problemi. Questa sussiste un reddito in mancanza di lavoro, chiaramente ti risolve il problema iniziale, ma se poi viene continuato per parecchi mesi, ecco, anche il lato negativo, ecco, può generare problemi psicologici. Vabbè, però tutto andrà bene. Allora, Mari, ci risentiamo
se la gola mi lascerà in pace la settimana prossima, magari farò un commentino dopo le elezioni, se ne troverò il bisogno. Ciao a tutti, buona giornata.